amici di Yacht & Sail, oggi vi presentiamo una prova veramente particolare. La Blue Point, società di Talamone, che è il posto dove ci troviamo, ci ha dato l'opportunità di presentarvi due barche contemporaneamente. Sono due barche accomunate dallo stesso paese d'origine, sono tutte e due americane, addirittura prodotte nello stesso cantiere e progettate dallo stesso progettista, Tim Jacket. Ma le analogie finiscono là, perché sono due barche diametralmente opposte. Stiamo parlando del CEC 115, un cruiser racer molto spinto verso il racer, cioè una barca ottimizzata per fare le regate con interni comodi e completi, e il Tartan 4003, che è una barca totalmente votata alla crociera con caratteristiche veramente comode. La coperta del Tartan ha una tipica impostazione da cruiser americano, quindi pozzetto ampio ma timoneria singola, dovuta anche al fatto che le linee dello scafo sono abbastanza eleganti, di conseguenza strette a poppa, non larghissime, e tuga a scatola, tipico disegno delle tughe americane con oblò sui fianchi. Una delle caratteristiche interessanti di questo piano di coperta è la seduta nella parte centrale sollevabile e l'accesso diretto alla plancetta di poppa che si rovescia, un pezzo dello specchio di poppa che si apre verso il mare. La zona qui dove c'è la console è abbastanza strettina, però comunque comoda, la console è un po' massiccia. Interessante il fatto che sui lati si può staccare un pezzo della seduta in modo tale da riportare comodo quando si va a vela, si può stare in piedi in questa posizione. Le panche sono molto comode sia per stare sdraiati, perché il piano è largo, i paraonde sono alti e questa parte qui è piatta, per cui ci si può appoggiare un cuscino, ma sono anche confortevoli per sfruttare questo tavolino che rimane armato fisso sulla colonnina. È piccolo, però è molto pratico. In questa posizione c'è il trasto di randa, che è una tipica scelta da cruiser. In questo modo non impicci il pozzetto e allo stesso tempo fa la sua funzione. L'attrezzatura su questa barca è ricchissima, tutta della Arche, e addirittura ci sono questi quattro splendidi doorhead in acciaio inox con protezione, un segno tipicamente americano. Questa è l'impostazione della coperta del Tartan, tipicamente da crociera. Vediamo invece come è organizzato il CEC, molto più finalizzato alla regata. Il CEC è ovviamente organizzato per consentire la gestione a un equipaggio completo. Quindi il pozzetto è lo stesso grande, però il trasto sta davanti alla timoneria e ci sono numerosi winch per permettere tutte le manovre complete. La tuga è più stretta ed è tutto più pulito. L'organizzazione della postazione del timoniere ha degli elementi che sono molto comodi. Pensiamo alla ruota di generose dimensioni, a queste sedute che sono inclinate giuste per quando la barca sbanda da sopravento e alla possibilità di poggiare un piede molto comodamente sulla colonnina centrale, decisamente robusta. La parte dietro della seduta è apribile e per non appesantire le estremità è addirittura in carbonio. Un aspetto che non ci convince fino in fondo è l'organizzazione della scotta di randa. È vero che in questa posizione un randista si può sedere qui, poggiare il piede qui e controllare più o meno tutto. Con la scotta rinviata su questi due winch e il carrello qua centrale, addirittura anche il paterazzo idraulico messo qui davanti alla colonnina. Però tutti questi incroci sono un po' ingarbugliati, creano secondo me parecchi attriti e non sono così lineari. La tuga è stretta in modo da consentire una posizione delle rotaie decisamente interna e il punto di scotta è chiudibile ulteriormente organizzando questi barber che sono regolabili dal pozzetto. Un'altra caratteristica è che la falchetta è tagliata qui all'altezza delle sarche in modo tale da consentire all'equipaggio di sedersi senza farsi male sulle cosce. L'impostazione degli interni del Tartan 4003, soprattutto in questa versione che stiamo provando, che prevede solo due cabine con relativi bagni, è tipicamente americana, e cioè grandi spazi vivibili, poche cabine. Esiste anche una versione a tre cabine con le due cabine gemelle a poppa. In questo caso si ha una fantastica cucina di dimensioni esagerate e un tavolo da carteggio che rasenta la scrivania di casa. L'impostazione del CEC è completamente diversa. Si vede che la mano è la stessa perché i mobili sono sempre in ciliegio più o meno con lo stesso stile, però tutta la parte bassa dei mobili è completamente realizzata in vetroresina e fa parte del controstampo del pavimento.
In questo modo, specie quando si buttano dentro le vele salate, in porto poi si può sciacquare la barca con la manichetta. Gli interni del C&C sono organizzati in modo abbastanza tradizionale, anche se il design è un po' atipico, in particolare riprende le forme dello scafo. Comunque vi sono due cabine, una a prua e una a poppa, sul lato opposto della cabina di poppa il bagno dotato di box doccia separato e sia il carteggio che la cucina, organizzata a L con piccola penisola, sono a poppa della dinette. Nonostante le sue finalità prettamente da crociera, il Tartan si è dimostrata una barca veloce. Infatti le forme dello scafo sono comunque le forme di uno scafo veloce, anche se molto morbido, stellato a prua, per cui decisamente confortevole sulle onde. Però meno di 10 tonnellate di peso, di cui quasi 4 sul bulbo, fanno il loro effetto, considerando anche poi l'albero in carbonio. Comunque noi con 10, 11, 12 di apparente, che significa 7, 8 di reale, navighiamo tra i 5 e i 6 nodi, per cui è una barca decisamente di soddisfazione. Quando si naviga col fiocco autovirante, ovviamente di bolina in virata non c'è bisogno di toccare la scotta del Genoa, per cui in questo caso sia la scotta del Genoa che quella di Randa sono manovrabili sulla tuga. Invece se si arma un Genoa grande che ha bisogno di essere manovrato durante le virate, viene regolato da questi winch qua. La scotta cammina lungo il carrello lì e viene su questi winch, per cui il timoniere in virata non fa altro che girare la ruota, mollarlo di qua e andarlo a recuperare sotto vento. Nel complesso una barca di grande soddisfazione, tipicamente americana, cioè dedicata alla crociera ma con uno scafo performante. Ragazzi, il Tartan è sicuramente una barca di soddisfazione, ma il C&C è tutta un'altra storia. Soprattutto con poco vento dà delle soddisfazioni folli. È una barca leggerissima, con pochissima superficie bagnata, gli basta un refolino per scivolare leggera leggera sull'acqua, parte e decolla subito. Adesso per esempio abbiamo 9 nodi di apparente e sta già a 5.4-5.5, ma non è tanto quello, eh. La sensibilità e la sensazione di scivolare e di partire subito. Anche in virata si perde pochissima velocità e con la ruota grande si riescono a fare regolazioni millimetriche anche sulla rotta. Comoda invece la seduta sopravento. Intanto il pozzetto non si abbassa completamente, per cui quando sale acqua a bordo non bagna questa zona qua, e poi è inclinata verso la parte di sopravento. Così poggiando il piede qua si sta comodamente seduti anche quando la barca è molto sbandata. Comunque è un perfetto cruiser racer, piena di regolazioni, barbe, per cui angoli di scotta del Genoa molto stretti, il randista tutto a disposizione qua, il pozzetto è funzionale e ergonomico, specialmente quando si usa un equipaggio di regata, una perfetta barca per andare a spasso con la famiglia, ma anche per fare regate con soddisfazione. Bene, tutte e due soddisfano in pieno le loro caratteristiche. Il C&C è una barca che si muove con estrema agilità anche nelle ariete leggere, il Tartan una barca molto morbida sull'onda ma nello stesso tempo veloce anche lei. €320.000 è il prezzo base di questa imbarcazione. Il Tartan 4003 è il modo americano di vivere la crociera. È una barca con spazi fantastici da vivere in pieno anche nei nostri mari mediterranei. Con €170.000 di prezzo base, il C&C dimostra di essere molto conveniente, soprattutto se pensiamo a quelle che sono le dotazioni standard offerte nel prezzo, in particolare il preziosissimo albero in carbonio e tutta l'attrezzatura che comprende ben 6 winch dell'Art. Tartan e C&C, due facce della stessa medaglia, due modi diversi per vivere la vela made in USA.